Veltroni e D'Alema non si ricandidano al Parlamento. Lei cosa farà? Ci può dire da quanti anni è appunto lì? Ed è Alessandra Filograno che scrive. Che conosco. Che Buongiorno conosco, Alessandra buongiorno. Filograno. No, la politica è la politica radicale, è la mia passione. La posso fare in Afghanistan, posso vivere al Cairo per 5 anni, posso farla sui marciapiedi. Io non smetterò di fare politica perché è la mia passione. Ma le due passione. Cose non si non, sovrappongono non si necessariamente. Non necessariamente si sovrappongono. Nessun radicale è stato, per esempio, alla Camera dal 2001 al 2006. Uno solo è stato alla Camera. A proposito, ho dimenticato, nel 2006 lei è stata eletta di nuovo ed è diventata ministro. Rosa nel pugno. Di Prodi. Io, devo dire, posso stare nelle istituzioni o fuori dalle istituzioni? Posso stare. Ma cosa preferisce, dentro o fuori? Dipende, perché è indubbio che nelle istituzioni c'è un dato di strumento di lavoro in più, questo mi pare abbastanza evidente. Dal 96 al 2001 avevamo un radicale in Parlamento, quindi non è, ma non per nostra scelta, è semplicemente perché non eravamo riusciti a sfondare un muro di vero ostracismo. Sa, quando nel 2001 mi sono candidata con Luca Coscioni sulla libertà di ricerca scientifica, sulla libertà di cura, sulla quella che diventerà poi la legge 40, eccetera. Beh, ci si disse che queste non erano materie da campagna elettorale, fu una sconfitta micidiale, un vero dramma per me. Poi mi reinventai imparando l'arabo, andando al Cairo. Quindi io non smetterò di far politica e dove possibile, in tutti gli interstizi, lo farò e lo dico. Quindi comunque si vuole ricandidare. Ma questo dipende dalla legge elettorale, perché appunto per candidarsi bisogna raccogliere le firme legali. In Lombardia non ci siamo riusciti, tanto per essere chiari, perché illegali è un po' facile e poi la giustizia ci mette una vita a darci ragione. Io credo che i radicali ci saranno e faremo di tutto per esserci in Lombardia, in Lazio, a Roma, nelle elezioni nazionali. Poi le formule le si vedrà, perché non è che uno gioca da solo, gioca in base a delle regole che ad oggi sono totalmente sconosciute. Anche i tempi sono totalmente sconosciuti. Ma quello quando del rinnovamento secondo lei è un tema o no? Ma lo è sicuramente. Io credo, ad esempio, che un sistema elettorale a collegi uninominali piccoli è uno degli strumenti del rinnovamento. Detto ai radicali, sa, se io penso a Staderini, a Cappato, a Rosso di Vita, c'è una classe dirigente assolutamente giovane e che dove va, come dicono i miei colleghi, fa disastri, perché abbiamo messo Cappato in Lombardia, il filo che abbiamo tirato contro Formigoni mi pare stia dando risultati straordinari. Certamente, sembra che io voglia insistere. No, prego. Solo su questo punto, non è così, ma credo che sia centrale in questi mesi. Penso anche che tantissimi abbiano in mente appunto un cambiamento e un rinnovamento che non preclude la politica a chi mette tanta passione e l'ha messa per una vita. Assolutamente, la può fare ovunque, nelle istituzioni, fuori dalle istituzioni, dove si riesce. Io vorrei governarlo questo paese, pensi un po', ecco, la mia allora, ambizione. Allora, Cristiano Pontecorvo scrive: nei miei sogni e speranze ci sono Bonino alla presidenza del Consiglio, Monti magari a quella della Repubblica. Senatrice, ci dia una speranza. Lo so che i radicali italiani prendono sempre, nonostante i molti meriti che hanno, percentuali miserrime, ma ci dica che esiste questa possibilità di salvezza o dobbiamo rassegnarci all'ennesimo governo impotente, incapace e a un Parlamento come l'attuale, composto di pendagli da forche e cialtroni, con l'aggiunta... Infatti, queste sono sempre opinioni di una nutrita pattuglia di sfascisti grillini. Io dico che torno al sistema elettorale, perché la scelta dei candidati secondo me è essenziale per poi chi va ovviamente in Parlamento. Ci sono dei sistemi che danno più garanzia di un rapporto diretto evidentemente elettore. Certo, ogni partito, e io per prima ovviamente, ha l'ambizione di governare il paese, se no che, cioè, questa è l'ambizione di partecipare e di governare il paese, questa è l'ambizione. E poi dipende, voglio dire, se i cittadini continuano a preferire altro, ognuno poi ha le sue responsabilità, io mi assumo solo le mie e già basta e avanza.